Ballo, 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 ballo ture! Ballo, 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 ballo ture! Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno! Sento un profumino! Sento un profumino! Un profumino di calcio, finalmente! Finalmente si vivrà un po' di calcio in questa giornata! Non vedevo l'ora, dopo 2 settimane di noia mortale con queste inutilissime nazionali. Finalmente oggi c'è una bella giornata di calcio, tanto tutta una giornata da gustarsi. Si parte dalle 3 con un bel Napoli-Torino, poi c'è Inter-Roma, poi c'è Empoli-Milan. Quindi oggi un bel sabato da divertirsi. Stacchi tutto, finisco di lavorare alle 2, si mangia. All'ospedale San Paolo si stacca tutto, ci si mette sul divano, sul letto, dove vi pare a voi, e si guarda tutta la giornata di campionato. E non ci sono per nessuno, anche perché domani sarò a Torino, non a vedere la Juve ovviamente. Mia cugina si è laureata e sarò alla festa di laurea di mia cugina domani. E oggi me ne voglio stare proprio relax a vedermi le partite. Oggi ragazzi è il giorno di Ballo Touré. È il giorno di ballo. Ma c'è anche Tatarusa. No, 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 no. Oggi è il giorno di Ballo Touré, perché giocherà titolare, esordio stagionale. Sapete che per quanto mi riguarda non dovrebbe nemmeno tenere i palloncini al compleanno di Giroud, per come la vedo io. Non dovrebbe proprio essere neanche presente lì a Milanello in generale. Però casi del destino, non si sa quale destino lo faranno giocare. Tra l'altro ho scoperto che Kerkez, che se voi andate a sentire i miei video, quella volta che l'ho visto in amichevole, io ho sempre detto che quello era un bel ragazzo promettente, perché non lo facevano giocare, perché non lo facevano giocare, sempre detto così. Ho scoperto che gioca titolare in nazionale, cioè abbiamo giocato in nazionale, io non ho seguito l'Italia, sapete, zero. Ho scoperto che era titolare Kerkez lì a sinistra, con l'Ungheria. E quindi, cioè, non mi sembra proprio l'ultimo degli scemi. Cioè, noi abbiamo regalato questo Kerkez alla AZ Alkmaar, regalato perché gli abbiamo dato a niente praticamente, per prendere Ballo Touré. Cioè, si fanno sempre gli elogi a Maldini, in questo caso. Paolino, Paolino, che mi conviene, Paolino. Vabbè, comunque. Vediamo, oggi faccio questo video per essere smentito. Il problema è che non si può essere smentiti da uno che non ha la postura per camminare, non per essere calciato, per camminare. Perché anche per camminare tu lo vedi e dici: cosa c'è qua? C'è qualcosa che non. Ce le ha montate al contrario. Cosa c'è? Cosa c'è? È un po' come il cane di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Cioè, c'è qualcosa che non quadra proprio nel movimento, però. Vediamo, vediamo. Sento che riuscirà a fare 2 cross e verrà elogiato da tutta Italia, anzi da tutta Europa, perché tutta Europa ce lo chiede. Quindi sono positivo. Vi dico la verità, sono positivo per questa partita contro l'Empoli. Sono positivo anche se Zanetti, l'allenatore Paolo Zanetti, ci ha sempre fatto penare. Voglio essere abbastanza positivo, mi sento positivo per questa partita. Fondamentalmente abbiamo l'attacco titolare, gioca Leao, gioca De Ketelaere. Potrebbe esserci il primo gol di De Ketelaere, magari voli sul cielo. Voglio vedere un grande Milan, una grande partita. Tra l'altro andremo a gustarci questo match di Empoli sapendo già i risultati di Napoli, Inter, Roma, eccetera, no? È un sabato interessante. È un sabato interessante. Potrebbe essere un sabato disastroso. Potrebbe essere un sabato normale. Così come potrebbe essere un sabato fantastico. Perché no? Perché no? Perché no? Speriamo ovviamente che sia un sabato fantastico. La formazione la sapete. C'è il dubbio Calabria. C'è il dubbio Calabria. Non si sa se gioca Calabria o forse non ce la fa. Girano queste voci. Ieri Pioli è stato abbastanza categorico nel dire che non ha detto che Calabria gioca, però mi sembrava abbastanza sereno. E non sono d'accordo, so che qua sono in minoranza, vado controcorrente,
Non sono d'accordo sul fatto che se non c'è Calabria, gioca Kalulu, metti Kier, sposti quello, sposti quella. Cioè, già giochiamo con due che non giocano, cioè di solito, Tatarusano e Ballo Touré. Andare a scombinare anche il resto della difesa non mi sembra la cosa migliore da fare. Io non sono un amante dei cambi di ruolo, della confusione, del casino, assolutamente. Io sono per la specializzazione dei ruoli. Kalulu è un centrale. La nostra coppia titolare centrale è Kalulu Tomori. Kier, perfetto, sapete cosa penso del principe, però non è che Kalulu lo fai giocare un po' centrale, poi lo metti a destra, poi lo rimetti, perché poi perdi la confidenza, perdi la tua specializzazione. Kalulu deve fare il centrale. Se non gioca centrale, gioca Kier centrale. Non è che Kalulu lo sposti e gli fai fare altri ruoli. Può essere una situazione di emergenza, ma non va bene. Non va bene che tu gli fai fare 70 ruoli. Infatti Pioli non gli sta facendo fare troppi ruoli. A destra c'è Calabria. Se non c'è Calabria, c'è Dest. Se non c'è Calabria, c'è Sergino Dest. Cosa l'abbiamo comprato a fare? Cioè, gioca Ballo Touré. Dio santo, gioca Ballo Touré, che ancora non me ne capacito. Gioca Ballo Touré e non può giocare a destra Sergino Dest. Se non ci sarà Calabria, secondo me giocherà Calabria. Però se non ci sarà Calabria, giocherà Sergino Dest. Ha sbagliato col Napoli l'intervento su Kvaratskhelia? Sì. Ha fatto cagare anche per il resto della partita col Napoli? Sì. Però ha tutta la mia fiducia. È uno che sa giocare a calcio, è uno che c'ha i piedi per giocare a calcio. A livello difensivo sicuramente dovrà migliorare. Secondo me può diventare e diventerà un grande terzino del Milan. E va benissimo come sostituto di Calabria nel momento in cui non c'è Calabria. Capisco bene che non dovesse farcela Calabria, secondo me giocherà lui. Avere 3 su 5 nuovi non è un granché. È anche vero, Dio santo, con tutto il bene che gli posso volere, che contro abbiamo Lammers e Satriano. Cioè, non è che giochiamo contro Messi e Mbappé. Quindi va bene che sono 3 su 5 nuovi. Va bene che dopo le nazionali, però giochiamo contro Lammers, Bairami, Marin e Satriano e Bandinelli. Cioè, adesso va bene tutto, però mi aspetto una grande partita da chiunque giochi, pure dovesse giocare Pioli. Cioè, adesso va bene tutto, però stasera non voglio sentire niente, perché l'Inter se partite le vince, l'Inter se partite le vince, quindi io non voglio sentire niente. Stasera bisogna vincere, punto. Chi gioca gioca. Sono curioso di vedere Ballo Touré cosa combinerà stasera. Non so se riderò o piangerò. Spero di ridere, in modo tale che comunque, anche se le combina, vuol dire che il risultato è positivo. E poi vediamoli davanti. Mi aspetto di iniziare a vedere un po' di gol. Decatelar, Leao, lo stesso Giroud, Messias. Cioè, voglio vedere un po' di gol stasera. Voglio vedere un bel calcio, un po' di gol. E soprattutto voglio vincere. Iscrivetevi al canale. Ci sentiamo ovviamente post partita, già lo sapete. Vediamo se riesco a fare anche qualcosina in più. Non credo. E...